a costruire la grande opera uno dei più richiesti scultori del mondo, Pietro Cascella, che vive e lavora a Fivizzano, nella Lunigiana, in un antico castello. Mi pare di ricordarmi che lui mi disse: senti, io vedrò a questo punto della vita che vorrei, ho perso il padre, vorrei che tu ti occupassi un po', anche che sei mio amico, perché poi questa è la verità, ti occupassi un po' anche di questa cosa. Lui mi disse: non farmi una cosa mortuaria, con le falci, le morti, i teschi, gli scheletri, tutto quell'armamentario cimiteriale. E allora io ho detto: vabbè, pensiamo all'alto, al cielo, tanto noi andiamo per in là, no? Si dice così, andiamo lì fra quelle stelle lassù. E allora ho fatto questa cosa che si chiama anche volta celeste. Poggio sotterraneo, dove si, qui c'è una scala, qui la terra è a questo livello, qui c'è una scala che scende così. Questo non è proprio quello che poi abbiamo seguito, è meglio. E qui scende, c'è questo interno, e si accede lì. Qui si entra, si accede. Ora però, nella realtà, qui sono due bassorilievi, ce n'è uno solo e c'è una porta scorrevole di pietra che accede a un corridoio dove saranno le sepolture vere e proprie. Uno entra qui e qui c'è questo fregio, vede questo fregio qui, come una catena, così hai questi ganci, che è la famiglia uno dietro l'altro. Così. E qui c'è una tomba più importante. Ma le varie, come saranno le porte? Dietro, non ci sono qui, qui c'è solo questa. Qui, qui c'è una specie di corridoio di contro quel spazio, entro cui ci sono queste, i loculi, insomma, dove andranno a finire. Sì, ma questo lo fa uno che se ne intende, io ho fatto lo scultore, non faccio il becchino. Berlusconi io penso che è un artista, perché ha un animo fantasioso intanto, e come tutti gli artisti qualche volta le fantasie sono giuste e qualche volta no. Ora un artista può sbagliare una scultura, la butta via, un politico è più delicata la cosa. Questo un po' di malizia ce la devo mettere, amorosa malizia. Agli ospiti della villa Berlusconi amava far balenare la possibilità di un loco.